Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video gameplay. Io sono Sonatok e oggi iniziamo un videogioco di nome Stencil. Ragazzi, ho semplicemente aperto il videogioco e controllato le impostazioni, tralasciando la pressapochezza di quello che vi è presente, perché ahimè non è neanche possibile cambiare la risoluzione del titolo, ho notato immediatamente questa modalità facile home. Non ho idea del perché si attiva automaticamente, comunque è una schifata automatica e naturalmente vado a disattivarla. Detto questo ragazzi, di questo titolo so veramente poco. Semplicemente nell'ultimo gameplay che ho fatto avevo nominato i Souls-like e vedendo un po' quello che era presente nella mia libreria avevo visto che avevo acquistato Stencil perché incuriosito tantissimo dal design. Sono andato a vedere un po' la pagina Steam e sembra un gioco creato da un solo sviluppatore o comunque da pochi sviluppatori, ma non mi sono ancora informato in merito. Comunque ho deciso di dargli il beneficio del dubbio e di provarlo, anche perché ho voglia di azione. Quindi ragazzi, iniziamo. Una nuova partita. Oh, possiamo scegliere direttamente l'arma? È una scelta che poi può essere cambiata all'interno del gioco prendendo diverse armi oppure no? Comunque scelgo la falce. Spero che ci sia un cappello introduttivo al gioco. Panther, presi vita. Beh, da quello che è scritto qui mi sembra già che la traduzione italiana, ahimè, sia un po' carente. Non credo che ci sia proprio palla di vetro. Ok, quindi noi siamo una bambola che ha preso vita. In effetti il modello è davvero carente. Se siamo solo bambole, quindi tipo golem, che sono stati rianimati, ci sta. E poi, un po' come tutti i Souls-like ragazzi, appena iniziato a mettere su armatura, l'estetica del personaggio potrà essere comunque personalizzata. La cosa che mi spaventa è la totale assenza di suoni. Ok, si corre. Come si schiva? Questa è la schivata. Ok, sto utilizzando delle boccette, ma cosa sono? Meno in bianco e nero. Possiamo anche cambiare le tue armi. Vestiti. Medicina. Oh. A riposo la sua quantità si rinnova, quindi è la fiaschetta Estus, insomma. Simbolo salato. Un pezzo di memoria da ciò che è rimasto e che ancora lega. Ritorno all'ultimo caminetto usato per riposare. Credo che la traduzione italiana sia terribile, ragazzi. Caminetto, davvero? Si riposa ai camini? E quindi non c'è una possibilità di scelta di classe in questo gioco. Forse quello iniziale sceglieva come la scelta dell'arma. Parlava anche di statistica, ma... Ok. La telecamera è troppo fluida. E i movimenti del personaggio sono... particolari, mancano dei moveset e delle animazioni, però nel complesso sembra carino. Ogni volta che ho giocato un titolo tipo questi, ragazzi, non è il primo, ricorda tantissimo più New, ma tralasciando questo, il problema è... Ok, ecco i suoni, ci sono allora. Il problema è proprio il motore di gioco. Penso che ci sia un problema con i motori di gioco che cercano di emulare i Souls. Detto questo, ho visto qui che è possibile anche il curriculum, sarebbe? Oh. Non esiste il curriculum? Ok, questo di a terra immagino sia il tutorial, vero? Ok. Quindi il tutorial sarebbe forse questa zona particolare. Beh, leverebbe l'immersione. Quindi attacco potenziato.
può diventare un attacco normale. Quindi con entrambi gli stick posso fare un attacco potenziato. Probabilmente perché è possibile cambiare arma da mano. Però non è possibile prendere la nostra arma con due mani. Almeno ci sto provando, ma non sembra possibile come nei Souls. Anche perché stiamo imbracciando la falce in una maniera orribile. Almeno esteticamente orribile. E naturalmente abbiamo distrutto un gigantesco cristallo che ci impediva di camminare, però non riusciamo a distruggere l'erba. Guardate, guardate come queste superfici sono così riflettenti lì in alto a destra. Ah, uno stocco. L'ha automaticamente equipaggiata? No, perfetto, mettiamola. Ma non è possibile. Eccola. Un coltellino. Non è una vera arma secondaria, ragazzi. È uno stun veloce. O forse l'ho semplicemente messo in armi aggiuntive. Ecco la combo. Diciamo, ragazzi, che è più simile a un colpo di pistola alla Bloodborne. Perché l'audio ora è andato via di nuovo. Audio, cosa ti succede, gioco? Niente, queste cose non fanno audio. È un peccato. Ah, quindi c'è una salita stile Ninja Gaiden? Quante citazioni una dietro l'altra di giochi memorabili, ragazzi. Maricel. Wow. Beh, l'ambientazione però c'è. Capite, il problema è il motore grafico. Continuo a utilizzare ancora pure. Guardate, è comunque un Souls ben curato. Si può vedere il mondo di gioco in tutta tranquillità. Lì, per esempio, sono arcieri, no? Ragazzi, ho un attimino riavviato per provare a riattivare i suoni e ok, ora funzionano. E tra l'altro, così facendo, ho potuto notare che sono presenti anche i salvataggi automatici. Vediamo ora che tipo di Souls è. Ci sono nemici a ogni angolo che ci spariranno la strada, come in Dark Souls 2, dove la difficoltà è appunto il nemico e la quantità di nemici, oppure no. Quindi era una morte obbligatoria, eh? Beh, triste. Chi era quella? Anche perché non era chiaramente visibile e il passaggio era chiuso. Però, come in tutti i Souls, spero che in qualche modo sia possibile batterla. Cambia aspetto? Noi siamo fuggiti comunque da una cella, però ci siamo risvegliati grazie a questo lampo giallo. Quindi, sala del creatore. Sì, è una ispirazione a tutto il mondo di From Software. Penso che questo sia molto più Bloodborne che un Souls. Purtroppo non ho preso in tempo quell'oggetto. Peccato, ero curioso. E purtroppo per chi ha giocato Elden Ring questi comandi sono così vetusti. Però ci sta, finché comunque sia fattibile impararli
e usarli in tranquillità. Se ci sono anche descrizioni. Ok, cappello e cappotto, quindi è possibile cambiare solo queste due cose. Se non altro possiamo dare una specie di personalizzazione. Il creatore, dobbiamo parlarci per forza. Vediamo. Sì, infatti, si sono tutte ricreate le fiaschette. Sì. Anche lui è una bambola, ragazzi, non è il creatore, la sala è del creatore. Chissà che non sia come Bloodborne. Piccolo spoiler, nel caso saltate di un minuto, il cattivo sarà qui alla fine. Il nostro creatore, tra virgolette, creatore. Un'altra bambola. Bene, vi saluto. Potete dare un'occhiata qui intorno. Una nuova sala del creatore. Nuova? No, non è il creatore, naturalmente. Però proviamo, magari ci siamo persi. Ecco, infatti, serve parlare più volte con i personaggi per apprendere nuovi dialoghi. Come potresti suonare? Sì, lei ci ha detto. Non è possibile ripetere i dialoghi. Ok, ci sta. Diceva aggiuntiva. È un oggetto che ci permetterà forse in futuro di aumentare l'uso delle fiaschette. E questi? È un qualche rituale. Queste sono porte, ragazzi. Non sono armadi. Sono armadi. Ok, andiamo a parlare con questa signora, o meglio, essere femminile della sciarpa gialla, colei che ci ha ucciso. Forse ci ha recuperato, forse non ci ha ucciso. È necessario parlare con lei, quindi. Signora della sciarpa gialla, semplicemente. Sì, dovremmo andarcene. Ma chi sei? Sì, effettivamente non c'è bisogno di sapere di più per quanto, se quello che abbiamo visto sinora è vero, anche lei è una bambola. Ha comunque le fattezze di un golem. Sì, certo, naturalmente. Uno dei pochi modi per uscire da qui, ma non l'unico. È la sua chiave alla sciarpa. Vediamo se nell'inventario c'è qualcosa. Restituisce vitalità. 100 di energia, quindi questa dovrebbe essere in pratica una pietra che ti dà anime, o comunque qualsiasi cosa sia quella che si raccoglie in questo gioco. No, dice semplicemente la stessa cosa. Vestiti. Allora, cappello e cappotto, sì. Hanno qualche tipo di utilità. Questo è estetica. Questo è estetica. Peccato. Manca tantissimo la possibilità di saltare, ragazzi. E questo dovrebbe essere il teletrasporto. Un portale totalmente simile agli oggetti che si trovano. È lì. Lì a teletrasportarci. Quindi è in qualche modo un vincolo. Ottimo. Ok. Dobbiamo fare un po' più attenzione in questo gioco. A quanto pare non è
uno di quelli che è possibile prendere sotto gamba, in quanto ci sono delle trappole anche. Non me l'aspettavo da te il gioco, ti credevo più corretto. È strana questa cosa della modalità facile, forse è per salvare alcune persone che non sanno giocare. Ah, ma proprio a zero attacco. Cosa sei? E tu sembri una bambola. Lo definire bambola forse è sbagliato, penso che doll sia il termine più adatto. Attaccami. Guarda di sopra invece la vita. Un po' bruttina da vedere così, però. Fatemi schivare, fatemi capire quanto è possibile schivare con il vostro raggio. C'è un backstep. C'è un attacco alle spalle. Utilizziamo questo. Credevo un po' meglio. Ok, quindi c'è anche l'invulnerabilità. Questo? Creare un partner. Quindi si può giocare esattamente come un Souls. Si può chiamare qualcuno ad aiutarci. Ok. C'è un boss? No. Siamo comunque nella stessa parte di prima. Questo cielo, quello che abbiamo visto poc'anzi. Forse eravamo in un'altra prospettiva. Purtroppo non riesco a capire dei nemici. Qual è il loro volto? Vieni qui. Sei veloce. Vediamo. In questo caso ho sbagliato, ho scrivato con B, ragazzi. Tipico dei Souls. Però con B lui corre. E invece ha funzionato comunque. No, l'ho preso. Non capisco perché cambiare i comandi così tanto. Eccoti. Voglio sapere in primis se riesce a passare dalla porta. Ci voglio provare. Aspetta, ma ha schivato automaticamente, ragazzi? Si è riattivata la modalità facile. Ok, di nuovo. Ok, ora è off. Oh, però che tracking. Caspita. C'è una schivata più o meno perfetta. Però mi hai riportato qui. E tutto si è riformato così com'era. Ci dirà cosa della nostra morte. No, è come se sia tutto resettato, peccato. Però ora sappiamo che nessuno ha visto il creatore per molto tempo. Ora, detto questo, prima di impazzire, ho sistemato un po' i tasti, vediamo. Ok, l'ha schivata. E corre. Molto meglio. Invece puoi dirci qualcosa della morte. Ecco perché hanno messo la P, semplicemente perché l'hanno utilizzata per parlare. Ok. Ottimo. Vediamo se mi ritrovo più con i comandi, ragazzi. Il gioco per fortuna ci dà questa opportunità, quindi sfruttiamolo.
Eh sì, molto meglio. Intanto il suo attacco, ragazzi, era ritardato. Una volta che buttano a terra questa lanterna, comunque aspettano che la rialzano. Invece la telecamera è orribile. Ah, quindi queste sono le nostre anime. La nostra forza vitale, non sappiamo ancora cosa c'è. C'è scritto solo 114 in alto. Ma cos'è? Energia vitale. Ok, proviamo a chiamare questa volta un compagno, sono curiosissimo. E tu? Non vieni? Dai, puoi fare di meglio. Finito la stamina. Il tracking purtroppo si perde. Beh, si è bloccato. Dai, non è divertente così. Ok, una volta che abbiamo battuto questo nemico, possiamo chiamare questo giocatore. È sempre lì a evocarlo. È un giocatore. Che cosa hai di strano? Niente, sì, è un giocatore base base. E chissà se c'è un tempo in cui può rimanere collegato o semplicemente rimarrà qui fino alla sua morte. Naturalmente, ragazzi, non è un vero giocatore, è un bot. Anche se dal menu è presente attivare la modalità multigiocatore, ma credo che sia multigiocatore locale. Sì, questo degli slot lo sappiamo. Ecco il distretto dei tetti verdi. Ora. Chi è questa? È lui che ha tre pirati. Ragazzi, avete visto quella cosa che si è creata? Cos'era? Era semplicemente il modello che ha avuto un problema ed è diventato gigante o è proprio così che doveva andare? Comunque lui purtroppo triggera e attiva tutti i nemici nelle vicinanze. Voglio capire se è stato un errore o no. Che cosa hai fatto? Qual è il tuo attacco? Aspetta, fermati, bambola. No, letteralmente un arto mancante. Però anche loro sono tollo. Quello invece è sempre un nemico. E contando e vedendo il cielo come posizionato, ci hai provato, eh? Il cielo dove è posizionato, noi eravamo presenti. Non voglio far fare tutto a lui. Una schivata troppo tardi è già finita. Quello che aveva fatto prima, ragazzi, era semplicemente un salto che era stato mal interpretato dal gioco. Il modello era diventato gigante. Non hanno poteri questi esseri. Lo sapevo. Quanta vita! Aspetta, sì. È una specie di ragno, ma sembra più una lumaca. Però anche loro sono doll. Beh, c'era una ricompensa per me qui. Poi era solo un attacco a sorpresa. Vedo già diverse tipologie di percorsi. Ma prima di continuare, volevo ripulire la zona. E dovremmo esserci riusciti. Allora, ne ho viste almeno tre.
medicina si può prendere. Cosa sei? Vabbè, c'è uno qui che porta giù, uno lì che porta su quelle scale, altre scale qui a destra. Sbaglio. E poi anche delle scale qui per salire. Ora, vedendo il cielo, stavo dicendo, ragazzi, noi eravamo da quelle parti, su quel ponte, oppure dall'altro lato. Vediamo se da quassù si può vedere qualcosa. Facciamo per gradi. Andiamo qui, all'entrata. Ora salire giustamente è cambiato come metodo. Lui si è teletrasportato con noi. Ottimo, così non creano compenetrazioni quando si cerca di salire con un compagno. Problemi, amici. Dovrebbe servire quest'angolo buio. Ci sono dei muri invisibili. Oh, finalmente il nostro primo cappotto. Tra l'altro, a differenza di tutti i Souls, ragazzi, qui, quando si mette pausa, esiste la pausa. Vabbè. Beh sì, abbiamo già un po' più di stile. Ma silenzio, silenzio, amico mio. Ma lui non è calcolato però. Proviamo. E lasciano anche del loot ogni tanto. Che sono sempre medicine però. Medicina, medicina. Questa cosa non mi piace tantissimo, anche se probabilmente è una tipologia di gioco che questo titolo ci vuole suggerire, cioè ci sono pochi punti di ristoro, utilizza le risorse che prendi. Qui non sembra esserci nulla. Una porta. È interagibile? No, tutta l'ambientazione. Il nostro compagno come è messo a vita? Non ha perso praticamente nulla. Ah, ci hai già visto. Un doppio attacco, eh? Ecco, sono curiosissimo di vedere i boss. Non è semplice attaccare così in questo gioco, o meglio, è possibile. Uno si può tecnicamente bardare tantissimo e andare all'attacco. Però c'è un po' di tatticità. Certo, con lui è tutto più semplice, però nelle prime fasi ci sta, anche solo per capire il funzionamento di questi spiriti. Quindi, prima di continuare, volevo vedere se qui invece era presente qualcosa. Niente, niente. Caspita, è il personaggio che si è teletrasportato, credevo fosse un nemico, ragazzi. Non si fa così. La chiave dall'altro lato. Che cosa carina. Per raggiungere questa porta. Da qui una visione più completa dell'insieme. Però non riesco a vedere ancora il ponte dove eravamo posizionati, almeno che non è quello, ma non sembra essere. I nemici non stanno respawnando. Ok. Quindi questo sarà uno shortcut che si attiverà in un secondo momento. Mi sta piacendo, ragazzi, non è bellissimo, è un po' complicato, però è carina come tipologia di titolo. Purtroppo questi titoli peccano di. Che sta succedendo? Sentite questo rumore, ragazzi. Stavo dicendo che purtroppo questi titoli peccano di innovazione ogni tanto. Stavo
combattendo contro qualcuno il nostro personaggio, si è bloccato da qualche parte. Certe volte, in mancanza di titoli più blasonati, quindi quelli di From Software da giocare, ci sta. Ho qui questo labirinto un po' a specchi, credo di essermi perso qualcosa. Ah, ecco, ti tieni quindi tu compenetrato, era quello il problema. Smettila di apparire così. Sono pietre o sono bambole? Beh, sono medicine queste, quindi. È un altro amico che è possibile evocare. Qui ce ne sono di più. Beh, brutta notizia per quanto non vorrei totalmente rompere il gioco. Ma voglio provare ad attivare anche la modalità multigiocatore. Questo titolo è appena uscito, ragazzi, un mese fa, se ricordo bene. Quindi è probabile che ci sia qualcuno. Ecco, se fosse un Souls qui, penserei che ci sia un personaggio, un NPC, con cui comunicare in futuro. Combattono fra di loro? Oh, che movimenti lenti. Quindi voi siete in qualche modo creature del luogo che attaccano questi invasori o questi personaggi. Però siamo tutti doll, in qualche modo. C'è da capire perché anche loro respawnano. L'altro non si è accorto di nulla. È polvere. Ok. Leva tantissimo l'attacco caricato, ragazzi. Leva tantissimo a noi a livello di stamina. Non vale la pena farlo. Vediamo la polvere. Cos'è? Praticamente nulla, solo polvere. È un ricordo del passato, quindi esattamente come quello che abbiamo visto qui scritto, un simbolo salato. 60. Costo potenziamento 360, quindi possiamo salire già di livello. Per ora non ne vedo praticamente la necessità. Ok, che stiamo affrontando la partita in multigiocatore, tra virgolette, per quanto lui a me sembra quasi un bot, cioè. Scusate, sembra così un cheater. È davvero troppo potente. Ormai sono così abituato a vedere lui spawnarci di fronte che credo che sia sempre il nostro amico. Manca un po' di dettagli, però per il resto ci sta. Non riesco a vedere almeno tre. Sembri molto più forte degli altri. È molto confusionale la telecamera, ragazzi. Mi ha one-shottato, ragazzi. E non ha avuto modo di difendermi. Mi piace. Purtroppo finché ci sono altri nemici, la telecamera è confusionaria e non ti permette di vedere e inquadrare bene il nemico. Devo provare senza lock, ma senza lock la vedo difficile in quanto il personaggio ha dei movimenti fluidi ma strani. Quando proviamo, tentiamo di attaccare, comunque l'attacco va un po' dove gli pare. Ora, finché non padroneggio bene la cosa, meglio capire bene come far funzionare il tutto. Ecco, abbiamo arrivato a metà vita. Con un attacco invece. Oh, abbiamo triplicato un bel po' di gente. Quindi, no.
Non vale la pena utilizzare. Oh, credevo fosse morto. Utilizzare l'attacco potenziato. Credevo fosse morto, ragazzi, perché la vita, la loro vita, non se ne va subito. Rimane comunque un po' alla barra. E poi, successivo. E poi successivamente si elimina. Allora, qui non c'è nulla. È inutile anche andare a prenderlo per ora. Meglio recuperare le nostre anime. E successivamente tornare qui a combattere loro. Tre attacchi. In ogni caso, eccomi, senza fiaschette e senza nulla, nuovamente qui. Vediamo ora questo nemico. Cerchiamo di capirlo. Ecco le nostre anime. No, è impossibile. Le ho perse prima. È il colpo che ha usato lui contro di noi. È un'arma secondaria. Sono più nemici. Proviamolo. No, ragazzi, è un attacco. Hanno un range gigantesco. E sta mirando a noi? Sì. Questo mostro è solo nel mezzo. È un Patrick o qualcosa del genere. Fortissimo. Troppo forte. Troppo forte per il momento, ragazzi. Non è un nemico che è possibile battere ora. Mi sono avventurato dove non dovevo. Per quanto, essendo il primo livello, è un po' forse il Cavaliere Nero del primo Dark Souls. Non so, non è infattibile, però leva di vita. E non è facile schivarlo, soprattutto lì all'angolo. Ora, facendo un po' più di attenzione, non credo di tornarci, esploriamo prima il resto e poi andiamo da lui, perché sono davvero curioso. Di certo lo batterò, però voglio creare prima un checkpoint lì, in quel luogo, per non dover ogni volta teletrasportarmi nuovamente qui. Quindi torno lì. Era una tecnica, che cos'era? L'arma di quei soldati è una versione potenziata di questo fucile. Ah, avete anche lo stocco allora. Aspita. Ci è mancato poco. Pochissimo, se devi dire. Una distrazione. Eccoti. Aspita. Questo muro non ci voleva proprio, ragazzi. Posso interrompere l'attacco potente con lo stocco? Vediamo. No. Molto meglio. Analizziamo questa zona. Sembra una chiara strada abbastanza facile da percorrere. Oggetto chiave. Sì, ma che cos'è? È un'arma? No! Questo set di armi, ragazzi, mi fa pensare che, ahimè, esiste. Ah, eccole! Ok, allora, qui
Questo è quello che abbiamo preso. Un colpo secco e veloce con la mano fa vacillare l'aria e respinge il nemico. Quindi lui voglio usarlo qui. La pistola la mettiamo e mettiamo anche lo tocco. Perfetto. Vediamo. Però possono essere usati di seguito. Finché usi uno non puoi utilizzare l'altro. Giustamente oserei dire. Però questo è un attacco potente. Molto meglio di quest'altro. Ecco l'altro che abbiamo visto. Me lo dite ora. Vediamo come funziona. Beh no, è molto meno figo di quello che hanno usato contro di noi, però è un attacco se non altro. E vediamo quanto funziona. Oh, che funziona, sì. Quindi c'è un boss. Oh no no no, caspita. Quello è tipo un titano di cristallo, vero? Se ne va il primo, c'è sempre un altro, quindi ci si può semplicemente aggiungere. Peccato, avrei preferito prendere quel mostro però. Oh no, 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 andiamo a salvare il primo. Fermati, in che cosa ti sei messo? Ti ho visto, tranquillo. L'altro invece che fine ha fatto? Per fortuna non esistono le compenetrazioni da con l'arma, ragazzi. E comunque sì, è più facile combattere senza lock. Lui sta continuando a combattere. Non importa in realtà se muore, non mi interessa. Ma contro chi stai combattendo? Mi interessi tu. Come ci si sente a morire e perire con la propria stessa arma? Caspita, l'ho proprio allontanato tantissimo, ragazzi. Non gli leviamo praticamente nulla. Ed è così incasinato il posto. Forza. Questo era un attacco proprio brutto. È morto un compagno. È morto un compagno, eccone un altro, a quanto pare. Ragazzi, li sto utilizzando ora, ma non li utilizzerò più dopo. Voglio solo capire il metodo, fino a quanti per esempio si può arrivare. Quanto sono forti. Guardate, qui ce n'è ancora un altro. Quanti ne possiamo evocare? E tu sei diverso. Quindi c'è una percentuale, una possibilità di compagni diversi o è a caso? Senti, siamo tutti così. Sfido a perdere con questa potenza di fuoco ora. Siamo praticamente invincibili. Però prima di continuare. Lasciate un buco di bambole e scappato via. Una volta qui bisogna andare avanti, lasciate alle spalle anche questo posto. Non c'è speranza in questo quartiere. E sarebbe una nota lasciata da. Ok, voi tre. Voi tre ho detto, venite qui, non attaccate.
Abbiamo una cosa più importante da fare. Sono troppo potenti, ragazzi, questi nemici. Vuol dire che la loro potenza aumenta anche a seconda dei compagni che chiamiamo, perché se no, cioè, quello lì era un nemico Buzzer, era troppo forte, troppa vita. Quindi non so se sia un aiuto o meno. Anche perché ne abbiamo chiamato uno e uno è morto. Cioè, di quelli che abbiamo chiamato uno è morto, quindi ora è molto pericoloso. Caspita, quanti oggetti. Questo sembra una trappola. Infatti. Da pazzi restare qui, a combattere in un ambiente così stretto. Se non lo stanniamo abbiamo perso. Tantissima vita, ragazzi. È comparso anche quest'altro. Guarda, è un nemico base, è troppo potente. Che mi sta sparando? Ormai non riesco più a capire chi sia il nemico e chi no. Caspita, è un attacco ad aria. Ma è bellissimo. Vediamo. Quindi devi per forza schivare. Quanto tempo dura? Cos'è questo? Non è un nemico. È orribile però, ragazzi, perché comunque prende tantissima porzione di schermo. Può essere annullato? E questa cosa non mi piace tantissimo, è bella come utilità, ma forse è utilizzata contro un boss, ma leva davvero tantissima porzione di visione. Questo posto è davvero ricco. E poi un altro. Contro chi state combattendo? Avete deciso comunque di andare? Guardate, non vedo più niente, ragazzi. Io sto andando con attacchi pesanti per stordirlo, perché se questo inizia ad attaccare in spazi così particolari, la fine. Ora, quando un nemico muore, quando un amico muore, il nostro compagno, il livello di difficoltà rimane lo stesso o torna ad abbassarsi? Niente, quest'arma non vuole andare via. Attaccami, per favore. Fammi schivare. Ok, rieccoci. Siamo tornati da qui. Però c'era un posto che non avevo visitato qui. Cos'è questo? Una stanza qui dentro e poi quel lato. Ciao. Vedete quanta vita, ragazzi. Quanta. Ascensore. Hanno creato delle pareti invisibili.
Cioè, siamo arrivati a quel punto in cui potevamo sbloccare lo shortcut. Il posto è questo. Forse sì. È utilissimo quando la stamina sta per finire, ragazzi. Prendiamo e stordiamo il nemico. Non con tutti questi nemici, naturalmente. Questo posto va a servire. Quel lato da prendere. Ma qui non è possibile in nessun modo scavalcare questa porta. Quindi non è qui che si va comunque. Quindi sì, è lo shortcut. E una volta che l'abbiamo attivato, potremo andare finalmente a combattere contro quei soldati. E quest'arma forse un giorno si libera. Quando avrò schivato. Avrò l'occasione di schivare. In una maniera corretta. Dice nessuno. Non è da qui che si va ancora, però. Continua. Un altro qui. Beh, sei un po' sordo, amico mio. Non riesco più a capire se è un nemico normale o no, ragazzi, è troppo potente. Medicina. È un altro ascensore. Questo luogo da esplorare è bellissimo. Boss fight. No. Un altro posto. La polvere servirà per certo per craftare qualcosa. Questo ascensore è un altro posto in cui da poter visitare. Questo sembra una parte superiore a quella che sarà una boss fight. Sotto non c'è nulla, troppo strano, tutto troppo strano. E sono curiosissimo di scendere e combattere, ma non con tutti questi alleati. No, troppo facile. Prendiamo quest'altro ascensore, vediamo dove ci porta. Dovremmo affrontare da soli il boss, salvo che non ci sia un'esigenza legata alla trama in cui dobbiamo utilizzare un determinato personaggio, per esempio la bambola con la sciarpa gialla. Accetto. In qualche modo loro vedono i nemici dall'altro lato del muro e vanno ad attaccarli. Richiamiamoli tutti qui. Aspetta, siete casinisti. Eccoti. C'è. Se il gioco non finisce qui, ragazzi, ma se ci sono altre aree, potrebbe essere davvero grandissimo. Dubito però perché quest'area è enorme. Ok, finalmente uno è morto. Qui sotto cosa c'è?
vaso. Ecco i vasi di energia. Provando a utilizzarne uno. Ok, queste sono piccole cure. È una medicina piccola per quando finisce la fiaschetta, in modo tale da avere la possibilità di battere un boss anche in questo caso. Ingaggiamola. Ok, almeno siamo un po' più protetti. Eccoci, finalmente. Aspetta, si era complicato arrivare qui. Sei rimasto sul punto. Sembra che la loro vita si sia abbassata in qualche modo. Finalmente si è attivato comunque questo oggetto, ora che abbiamo potuto schivare. Ok, siamo soli. Torniamo all'entrata allora. Cos'è rimasto qui? Piccole cure. La strada che abbiamo preso è stata quella. E non mi aspettavo, non mi sarei mai aspettato tutto. Questa strada. Questa invece è la strada che va direttamente a qui. Sì, ragazzi, la loro potenza è diminuita, quindi funziona. Ecco un'altra medicina. Non c'è nient'altro. Dove sei uscito? Era un nostro alleato precedente che è morto, che o meglio è tornato. Ok, quindi non c'è niente qui. Buono, stiamo escludendo altre aree. Quindi qui non c'è nulla. Questa strada l'abbiamo affrontata tutta con dei nemici. Abbiamo la possibilità. Torniamo lì ad affrontare quei tuoi nemici, ora che siamo un po' più forti, anche se è un parolone. Questa cosa invece è un portale, no, è semplicemente un modo di salire. Ok, andiamo lì. Sono curiosissimo. Dovrei aver abbattuto all'inizio i nemici, o no? Forse mi sto confondendo con un'altra partita, infatti. Tenermi la spada per quando arriveremo a quei nemici. Salvo che non dovrò schivare qualcosa prima, naturalmente. Anche perché ora che altro nemico rimane? Rimane uno sul tetto. Aspetta, i vasetti piccoli, però li ho utilizzati tutti. Poco male perché comunque si trovano facilmente, però. Inizia il combattimento. Caspita la vita, ragazzi. Sono fortissimi. E hanno. Sono troppo veloci. Non sembra nascondere nulla. A parte quell'oggetto lì. Sono troppo potenti. Allora, quest'arma per ora, salvo contro il boss, è inutilmente forte.
Ora devo cambiare questo con il fucile, mettere qui e voglio utilizzare questo qua. Perfetto. Comunque no, il gioco sembra più simile a Demon Souls, ragazzi, non un Dark Souls, un misto fra Bloodborne e Demon Souls. Carino, l'idea ci sta. Il tempo è, tra l'altro, passato e volato. E noi dovremo vederci un altro episodio, ragazzi. Io continuerò questo gioco. Sono curiosissimo, voglio arrivare almeno a capire bene quanti posti ci sono, quanto è vasto il gioco, sono curiosissimo. E voglio capire anche le sue potenzialità. Noi abbiamo un personaggio, abbiamo raccolto tantissime anime, è possibile richiamare tutti questi individui che però, a conti fatti, aumentano troppo la facilità del gameplay, quindi... Però voglio capire il limite, che limite c'è, quanti se ne possono chiamare. Ora sappiamo pure i posti dove sono più o meno collocati, potremmo andare a richiamare tutti e vedere. Oppure mi piacerebbe anche attivare la modalità online per capire i giocatori, dove ci sono, quanto ci sono, quant'è l'interazione disponibile per l'online, se c'è come Dark Souls la possibilità di lasciare messaggi, se si possono vedere gli spiriti degli altri giocatori attorno a noi. Quindi gli do il beneficio del dubbio, ma continuo la serie. Ragazzi, grazie mille per avermi seguito e perdonate la mia pessima performance, ma mancavo un titolo d'azione da un bel po' di tempo. E noi ci vediamo alla prossima.